Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo insieme a Francesco. Francesco è riuscito ad esserci. Salve a tutti. Aspetta, riparla ancora Francesco. Sì, mi ascoltate. Finalmente sono tornato in trasmissione. Perfetto, perfetto, è arrivato finalmente dopo tanto lavoro e lo abbiamo ancora qua. Bene. Nella trasmissione di oggi invece ci autoincensiamo. Ci autoincensiamo, Francesco? Sì, ogni tanto fa bene, possiamo anche farlo, non è un problema. Fermiamo un attimino il commento Esiodo e parliamo un po' di cose nostre. Francesco, vuoi cominciare allora, tu con le conferenze? Allora, come hai ascoltato? Beh sì, cominciamo sì, così, sì, poi passiamo da altro. Fai tranquillo. Beh, poi c'è un'iniziativa che ne abbiamo parlato questa mattina con delle persone, di conseguenza c'è un'iniziativa che neanche Claudio sa. E allora... Buon sapersi. Però io comunque ricordo una cosa. Beh, il professor Silvano Lorenzoni ve lo ricordate sicuramente perché ha fatto la conferenza su quanto riguardava il discorso dei megaliti e qui in radio e anche a Crespano. Allora, come tutti sanno, Radio Camera 5 ha aperto una sede anche a Malostica. Noi dell'istituto ci siamo attivati fra i primi, ma non solo noi, per cercare di portare avanti delle iniziative culturali e abbiamo cominciato con un ciclo di conferenze in cui ci sono delle conferenze che sono legate a questa trasmissione e conferenze che non c'entrano assolutamente niente. Visto che appunto giustamente Claudio nella mailing list Paganesimo ha specificato che alcuni di questi programmi non rientrano nel nostro riferimento. Allora io voglio ricordare una cosa. Domani sera, venerdì 16 giugno alle ore 20:30 presso la sede di Radio Gamma 5 di Marostica, in via Montello 66, ex sede dell'Unità Regionale Veneta, ci sarà una conferenza un po' particolare di geografia da parte del professor Stefano Lorenzoni. Ed è una serie di proiezioni di diapositive fatte dal professor Stefano Lorenzoni sulla Guyana e sul Venezuela. Lui appunto ha molto curato i viaggi, difatti probabilmente se le cose riusciamo a organizzarle bene le faranno altre conferenze di geografia, perché lui ad esempio è stato in Micronesia a fotografare i megaliti, i culti dei megaliti, è stato in Giappone, è stato nei Caraibi, dove ha detto delle diapositive addirittura di megaliti che non ha dato in nessun testo di studi religiosi. E di conseguenza faremo anche un ciclo di conferenze sulla geografia, casomai vedremo anche com'è l'andamento della conferenza di domani sera. Allora io ricordo, se venerdì 16 giugno ore 20:30, proiezioni sulle diapositive sulla Guyana e Venezuela. Dopo parlo un attimo delle iniziative di Marostica. Il 7 luglio c'è un'altra conferenza fatta dalla radio con Serraglia, sull'argomento del Veneto. Il 14 luglio Silvano Lorenzoni parlerà della conferenza sui megaliti, ricordiamo i nostri antichi padri pagani con l'aiuto di studi venti farà questa conferenza e poi veniamo finalmente al clou di questo programma. Il 21 luglio, sempre a Marostica, ci sarà Claudio Simeoni con Paganesimo, Politeista e Stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano, esposizione dei concetti di Paganesimo, Politeista e della Stregoneria. Ricordo che questa conferenza è praticamente il manifesto, cioè possiamo considerare una specie di base, di manifesto di quello che è quel lavoro che stiamo facendo, per cui se partecipate a quella conferenza, è chiaro che questa conferenza l'abbiamo preparata 4 sì. anni fa, in 4 anni a questa parte abbiamo arricchito notevolmente le cose, però chi partecipa si può discutere, ampliare, fare, brigare, lettera, testamento, da barchetta, cioè si può discutere di più, insomma. E dopo Claudio, il 28 luglio ci sarà una seconda conferenza che è Stregoneria Oggi, essere stregoni sotto il dominio cristiano, sempre Claudio Simeoni. Questa è la conferenza che è stata inserita nel ciclo della paura, visto che a San Diego non siamo ancora riusciti a farle, la facciamo a Marostica. Perciò chi vuole ha tutta una serie di appuntamenti. Io logicamente, come partecipante a questa trasmissione, punto sulle conferenze che hanno più legame a questa conferenza, logicamente quelle giustamente, di e nostre certo, esatto, cioè, logicamente ci sono anche altre iniziative e giustamente nel volantino della radio della sede di Marostica di Radio Gamma 5 ci sono tutte quante elencate, certo. Logicamente poi verrà fatto di volantini a parte, sia Studiventi farà un volantino a parte e come istituto faremo un volantino a parte per le conferenze di Claudio. Questa mattina parlavo con alcuni amici di Sacre Radici e probabilmente poi ci saranno anche su quel discorso della mailing list e altri mailing list per che ci sono, pensiamo di organizzare per i primi di settembre un convegno a Marostica, un incontro fra gruppi pagani. Più o meno la data sarà intorno al 10 di settembre grosso modo, perciò insomma c'era la possibilità, logicamente lì sarà finalizzata come impostare il discorso pagano sulla presenza. Sono cose da definire perché ne abbiamo parlato per telefono questa mattina con alcuni amici di Sacre Radici. Chiederemo anche ad altri gruppi pagani di partecipare
di conseguenza comunque ne avremo tempo di parlarne. E poi ricordo che in agosto c'è la marcia sull'altopiano di Asiago, di conseguenza chi vuole la marcia, la passeggiata, è un duro processo. Chiamiamola marcia pagana sull'altopiano di Asiago, e di conseguenza chi vuole avrà un'estate molto, molto calda, molto piena. No, comunque le iniziative sono molto tranquille, tutto sommato, nel senso che le conferenze di Silvano Lorenzoni le abbiamo già erano già state fatte, no? Cioè quella dei antichi padri, e abbiamo visto che ha un buon impatto, cioè un buon livello di curiosità. Per la Guyana, ricordo che Silvano Lorenzoni in Guyana c'è stato, in Venezuela c'è stato e l'ha vissuto anche per molti anni, per cui conosce piuttosto bene quelle realtà, e proiettando quelle positive può illustrarvi chiaramente quelle zone per quello che lui le ha vissute e quello che lui le ha percepite, e questo mi sembra tutto sommato piuttosto importante. E le conferenze che faccio io sono conferenze che già abbiamo sperimentato, già fatte, che però vengono sempre arricchite, cioè quella conferenza sull'uscita dall'ora cristiano che la conferenza sulla stregoneria oggi sono due cose che verranno comunque ulteriormente arricchite di particolari, perché l'uscita dall'ora cristiano è praticamente un manifesto, io lo considero i principi fondamentali, cioè la sintesi di tutti i principi che noi facciamo grosso modo, poi chiaramente ognuno ci elabora sopra quello che vuole. E invece il manifesto della stregoneria, cioè stregoneria oggi, è una specie di manifesto cosa significa essere stregoni, perché non è facile, cioè infatti ci sto anche lavorando adesso, perché dopo riprenderemo il discorso però su altre cose. Troppa gente dice agli altri cosa gli altri devono fare per essere stregoni, si dimentica che la stregoneria è un fatto personale, cioè solo chi pratica stregoneria può dire questa è la stregoneria, e invece c'è sempre qualcuno che viene a dirti cos'è la stregoneria, e questo è un po' scocciante. Sì, no, come ad esempio quelli che si ritengono pagani, se sei pagano solo se fai questo. Esatto. Cioè, nel senso, io non ho mai pensato di dire a un pagano devi fare questo per essere pagano, cioè a me interessa sempre il sentimento, il modo di essere, il modo di agire, il modo di comportarsi, quali sono i valori pratici, perché uno può avere anche dei valori che possono essere assurdi dal punto di vista teorico, può avere dei riferimenti che sono privi di logica, ma privi di logica per chi ha una logica diversa, però se il suo agire, cioè se uno dice io mi comporto, io penso questo ed agisco in questa maniera corretta, cioè nel senso che io reputo corretta ed è fondamentale, perché è fondamentale rispetto, diciamo, allo stile di vita, a me va benissimo, cioè non vado mai a fare i processi alle intenzioni, alle idee, cioè vado sempre sui argomenti concreti, insomma. Sì, questo è tanto più importante nel paganesimo, in quanto la dilatazione della persona, la percezione della persona è vastissima, perché il nostro mondo è vasto. Però anche in stregoneria, che sono i percorsi personali, no? Abbiamo troppe persone che vengono a dire cosa fare, poi ne vedremo dopo anche in America cosa sta succedendo, che è divertentissima la faccenda, cioè mi sto divertendo effettivamente, perché è importante che noi riusciamo a definire quelli che invece sono i principi fondamentali su cui andiamo a vedere le cose, questo è importante. Guai se noi dimentichiamo questo, e stregoneria oggi serve questo, cioè serve a dire voi potete identificare uno stregone, un apprendista stregone, quando fa queste cose, quando queste cose si alimentino nella cultura specifica, questo può essere uno stregone, non è detto che lo sia, ma può esserlo. Quello che invece fa altre cose, è un'altra cosa, magari si fa chiamare lo stesso stregone, mago, cioè, però è un'altra cosa, questo a noi ci interessa, cioè le cose con cui identificare la vita. Poi c'è la passeggiata ad Asiago, la passeggiata ad Asiago che in fondo è una scampagnata alla fin fine, no? Sì, è vero, manifestiamo l'intento, chiamiamo gli dèi, facciamo il nostro piccolo fuoco, facciamo i nostri piccoli sforzi e abbiamo l'intenzione di fare quelle cose, però in fondo è una scampagnata ed è un mangiare assieme, alla fin fine diventa questo, insomma. E poi c'è questa riunione il 10 settembre che adesso l'ho saputo adesso, benissimo. Sì, ma infatti io ti guarda, mi hanno telefonato questa mattina, ho detto logicamente le cose dovranno essere definite un po' meglio, però visto che c'è, forse è più facile aggregare le persone su un convegno che su dei rituali, a questo punto, visto che esiste la possibilità della sede della radio di Marostica, è un momento anche di aggregazione per la sede stessa, insomma. Sì, riuscire a richiamare un po' i gruppi pagani in tutta Italia e fare un fischio, insomma, se l'istituto riesce a fare questa operazione, ben venga, avrà tutto l'aiuto possibile, anzi guai chi non lo aiuta, cioè nel senso è effettivamente un momento centrale della... Sì, beh, l'iniziativa non parte come nostra, parte come iniziativa di qualcun altro, logicamente qualcun altro deve, cioè logicamente poi, avere le proprie responsabilità riferite a questa iniziativa. Noi avete, è inutile che la fate in giro, cioè che sia un problema logistico, anche perché siamo meglio organizzati
organizzati nel Veneto come pagani che in altre parti, certo. E di conseguenza poi la radio è sempre stato un ottimo supporto per tutte le iniziative, visto che esiste la struttura della radio, possiamo, certo, farlo lì tranquillamente, di conseguenza c'è anche la possibilità di dibattere le cose in maniera migliore. Ed insomma, è un momento di richiamo anche per la gente nei confronti della radio, perché è giusto che la gente sappia, insomma, gli sforzi che questa radio sta facendo, insomma, sia per se stessa sia per quello che è la... Sì, beh, basta sociale. Pensare che ad esempio c'è, cioè, anche il semplice volantino che è stato anche distribuito in alcune zone di Marostica, tanto per dire, è stato distribuito a Vallonara, è stato volantinato a Vallonara, questo volantino l'ha fatto l'istituto, cioè a spese proprie, è impaginato proprio, l'ha distribuito l'istituto, logicamente con la sigla della radio, perché appunto noi vogliamo che la radio diventi un momento di cultura, logicamente poi le iniziative parallele noi andremo più a spingere le nostre, però ci, certo, siamo caricati anche dell'obbligo di dar pubblicità alle altre iniziative, cioè, perché nessuno ad esempio delle altre due conferenze che hanno a che fare con argomenti che per noi sono, non hanno, cioè almeno parlo personalmente, cioè nel senso, per gli altri li possono sentire, non che questo valgono meno, dico, cioè, io non li sento come li sentono gli altri, certo, e di conseguenza però abbiamo trovato giusto inserire questo, anche perché vorremmo far partire a linea Marostica una serie di iniziative tipo lo scambio dei libri usati, perché una cosa che ho notato purtroppo e che molti di noi abbiamo notato è che ad esempio molti libri non finiscono più nella raccolta, vanno nella carta straccia, esatto, e allora la nostra intenzione è di recuperare, escludendo i libri scolastici che non sono libri di cultura ed escludendo i testi religiosi sì, perché sinceramente che servono solo per conoscere il nemico, esatto. Io infatti ho fatto questo invito e anche gli altri dell'istituto hanno usato del materiale, infatti io ho dei pacchi di soci dell'istituto che hanno detto questi sono i libri, piuttosto di buttarli nella carta straccia facciamoli circolare, cioè nel senso, allora saranno tutte queste iniziative tipo lo scambio dei libri usati da altre cosette che sono appunto annunciate sul volantino, comunque ci sarà tempo di parlarne. Bene, sì. Allora andiamo avanti con il, sì, modello 740 con le tasse, per piacere firmate per lo Stato, non finanziate l'orrore cristiano, non finanziate le religioni rivelate, dissociate la vostra firma dalle loro azioni, firmate per... lo Stato può far schifo, può essere brutto, può essere storto, può essere gobbo, può essere zoppo, ma lo Stato si cambia, si ripara, si... oppure può anche essere un disastro, non è importante, però non finanziate le religioni cattoliche, specialmente quella cattolica, le religioni rivelate, specialmente quella cattolica. Quando vedete il prete che dà il pane al bambino affamato, ricordate che lui ha lavorato per costruire la fame, questo ricordatevelo sempre quando vedete quell'immagine. Se dimenticate questo, dimenticate tutto. Sì, anche perché logicamente noi l'abbiamo sempre detto, i cristiani e i monoteisti cattolici fanno di tutto per imporre alla società quello che vogliono, e già lo vediamo tranquillamente come c'è un tentativo di attaccare leggi tipo la legge sull'aborto, c'è il discorso sull'eutanasia, c'è il discorso dei diritti civili, c'è ad esempio la polemica sui gay che vogliono manifestare, no, perché è un'offesa allo spirito sacro, no, di Roma. Il vero grande problema è quella fattura che mi ossessiona, la fattura degli 800 macete che ha comprato il vescovo, ve, sì, ne parlerò dopo, sì, no, con l'8 per mille, o non con l'8 per mille, o aiutato dall'8 per mille, è stata pagata una fattura con cui state comprate 800 macete che hanno massacrato migliaia di persone. Sì. Tante di più, ma quegli, sì, 800 macete, quando basta, basta pensare che ad esempio in Ruanda, in Burundi, c'è un vescovo di cui sicuramente, sì, la giustizia di quel paese chiederà la condanna a morte, sì, per, sì, i crimini. C'è l'articolo, l'hanno, sì, chiesta, adesso deve arrivare la sentenza, ma sì, è, c'è l'articolo dopo. E comunque ricordiamo che il vescovo non era solo, era in buona compagnia, perché ci sono 32 sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana. E suore. E suore, vabbè. Comunque ci sono 32 sacerdoti che sono indagati, processati e ricercati per crimini. Di conseguenza io non penso che fosse solo la follia di un singolo, perché nel momento in cui ti prendi un paese del terzo mondo, ti trovi un vescovo e 32 sacerdoti, la cosa è abbastanza facile, anche perché la Chiesa non ha usato le tecniche di dire è falso, ha messo il silenziatore a queste cose. Ha messo il silenziatore. E quando si mettono, logicamente è una tecnica classica di tutti i monoteismi, che quando un qualcosa è vero non se ne deve parlare, cioè esiste anche nei testi di insegnamento dei gesuiti nelle scuole che se dovete per forza di cose di citare le cose, cercate di citarle sempre in negativo. In questo caso, vedono che possono fare loro la citazione, evitano di citare l'argomento proprio perché l'argomento è vero, insomma. Bene.
Passiamo ad altre cose, Francesco. Sì, d'accordo. Incensarsi. No, sapete che mi hanno linkato i cosi, i siti in America. Perché non è stato anche sto gran linkaggio, però le cose stanno circolando. Ora, in 15 giorni sono arrivate 9 persone che hanno scritto dall'America. E non sono poche, e in più hanno scritto più volte. Allora, in America si sta rivelando una situazione di questo genere. C'è un tizio che si chiama Raven Grimassi, il quale ha scritto un libro, Stregoneria in Italia, cioè praticamente la tradizione della stregoneria italiana. E sto Raven Grimassi ha scritto un po' questo libro come se in Italia esistesse una tradizione di stregoneria diffusissima, no? Cioè, ma nascosta, che nessuno sa. Casomai dirò dopo io due parole su questo. Su sai anche tu. Praticamente sembra che abbia avuto anche un buon giro sto libro in America, cioè che sia stato molto, molto letto e molto citato. In effetti mi scrivono ste streghe, hanno letto sto Raven Grimassi e mi chiedono di parlargli della tradizione della stregoneria in Italia. Cioè, io veramente sono rimasto un po' colpito da questo, cioè nel senso che... No, ma è questo che fa, è questo, ecco, che fa. Dimmi. Sì, vai, intervieni se sai qualcosa di più. No, nel senso che... Casomai, tu dici le cose, queste cose, che cioè nel senso di due rapporti, vabbè. Dopo io faccio una... spiego dal punto di vista storico cosa significa. Praticamente cosa è successo? È successo che, fatalità, tutte donne, cioè dall'America hanno scritto tutte donne e un uomo ha scritto invece dalla Germania. Praticamente, a parte la prima sua, che è la Sexy Witch Lady, che mi ha un po' colpito, diciamo così, come indirizzo mail, no? Che ha chiesto una cosa sintetica, cioè mi ha chiesto l'indirizzo dei siti, e ha avuto l'indirizzo dei siti. Poi mi ha scritto Amy, che mi chiede degli incantesimi. Allora, io intanto, per non creare equivoci, ho detto che incantesimi non mando a nessuno, e poi io ho spiegato che al limite, se vuole, ho degli incantesimi tratti dai processi alle streghe, però glieli mandavo in italiano, ecco, per cui là ciò che hanno chiesto era chiuso così. Poi ha scritto Sabina dell'Università della California. Sabina dell'Università della California praticamente ha chiesto se potevo corrispondere con lei, ha chiesto gli indirizzi dei siti e praticamente ha chiuso dicendo grazie per la risposta degli indirizzi dei tuoi lavori, vorrei studiare quello che hai scritto prima di corrispondere ulteriormente in modo da non farti ripetere ciò che hai detto. Dopodiché ha scritto una tale Rita. E da Rita abbiamo avuto una decina di mail, c'è cioè una corrispondenza di mia figlia, ormai ha un feeling con questa Rita, la quale oggi ha mandato anche un CD, cioè sta Rita incide anche CD del buon jazz. Vi farò sentire al limite un pezzo, dura 6 minuti però, magari facciamo sentire un paio di minuti di questo jazz. E si chiama Rita di Grant. E lei fa un jazz molto soft, molto buono, direi. Poi ha scritto una Teresa del Canada, la quale in effetti mi mette un po' con le spalle al muro, cioè lei vuole, cioè sta cercando effettivamente cose di stregoneria, e sto costringendo mia figlia a tradurmi dei pezzi, che per fortuna si presta abbastanza. Dice nella sua ultima lettera: ho finito di leggere il tuo articolo e l'ho trovato abbastanza, come dire, provocante. Sei chiaramente una persona... lasciamo perdere. Dimmi che tipo di istruzione hai, pensi che i tuoi scritti siano lavori del tutto originali? E questo qua significa che chiaramente ha degli interessi particolari. Sarei molto interessata a leggere qualcos'altro dei tuoi scritti, so che tradurli tutti in inglese sarebbe un dispendio di tempo, ma penso realmente che tu abbia qualcosa da offrire al pubblico nordamericano, sul serio. Non ho letto nulla come questo qui in America e ho letto un buon numero di libri. Penso che molte streghe qui siano veramente superficiali. Vorrei poter conoscere delle streghe con un po' di sostanza. Spero che tu decida di corrispondere con me nonostante la barriera del linguaggio. A proposito, Manuela è tua moglie? L'ha vista alla fine della conferenza, traduzione Manuela, vabbè, gli abbiamo risposto comunque. Penso che la sua traduzione sia abbastanza buona, tuttavia ho da far notare... Questo è mancanza di tatto, che ha fatto un po' di errori di ortografia. Ho cambiato la tastiera del computer adesso perché qualche lettera non mi entrava più. E in alcuni punti la grammatica dovrebbe essere rielaborata. Allora, lei lo dice,
lei lo dice: uno dei miei diplomi è in letteratura inglese, questa è laureata in letteratura inglese. Beh, una studentessa di liceo che fa una traduzione di filosofia, insomma, direi che è già eccezionale. Ancora una cosa, puoi spiegarmi per esteso che cosa vuol dire con meccanico e guardiano dell'anticristo? Inoltre, davvero pensi che Gesù come persona fosse tutto quel male? Gli ho spiegato che ancora di più, La mia opinione è che le chiese cristiane sono i grandi danneggiatori dello spirito umano. Non ho mai sentito ciò a proposito di Gesù. E non dimenticare che Gesù non è responsabile per quello che è scritto nella Bibbia cristiana. E la posizione in ginocchio: io capisco esattamente quello che stai dicendo e sono pienamente d'accordo con te. Comunque, devo aggiungere che grande reverenza, rispetto e tenerezza possono essere espressi dalla posizione in ginocchio. E anche qui ho dovuto spiegargli un po' cosa significava. Io posso inginocchiarmi con grande amore per offrire un fiore a una bella bambina, o inginocchiarmi ad offrire i fiori alla mia dea. L'inginocchiarsi non è esclusivo delle religioni oppressive, sono sicura, solo che noi lo intendiamo in maniera diversa. E qua ho risposto chiaramente. La posizione era radici più antiche, questo è vero, solo che è la sottomissione che invece è qualcosa di molto solida. Bene, e questa è la lettera della l'ultima lettera della Teresa. Naturalmente, per scrivergli e rispondergli alla Teresa ho dovuto fare uno scritto di 17.000 caratteri. E questo scritto di 17.000 caratteri, che mia figlia ha tradotto velocissimamente, naturalmente andrà sul su Tripod, cioè sul sito di Tripod, perché Guardiano l'Anticristo lo spiega abbastanza bene in inglese e penso che per gli inglesi la cosa sia abbastanza interessante. Dopodiché ha scritto un tale Mario dalla Germania, e questo Mario dalla Germania, fra le altre cose, vediamo un attimo, perché qui ho tutte le lettere stampate ed è un po', qui c'ho anche sia l'italiano che l'inglese. Dice: tutto quello che hai scritto è molto interessante, io vengo da te col cuore in mano, sono qui per imparare e percepisco che la tradizione stregonica italiana, anche lui con Raven Grimassi, ha veramente... non è Grimassi. Chi è? No, comunque era avanti, poi ti citava un altro, ma anche Grimassi. Sì, che è uscito in 4 edizioni dal 90. Sì. Poi ne parliamo. Comunque, sì, molta dell'antica conoscenza, perché l'avevo già detto che la conoscenza antica era andata perduta e bisogna ricostruirla sempre in funzione del tempo che ci viene incontro. E i tempi e le persone sono cambiate, ma c'è ancora molto di vivo oggi. Io ho imparato e ricercato per tutta la mia vita e so che c'è più di quanto vediamo in superficie. C'è una tradizione vitale che ha conservato molto potere e conoscenza. Cita gli scritti di Charles Leland. Conosci? Esatto, sì. Perfetto. Eccolo là. Il Vangelo delle streghe di Aradi. Mi vengono in mente quando penso all'Italia e alle streghe del tuo paese. Egli ha trovato ciò che stava cercando e fu felice e contento di vedere che queste cose erano ancora vive. Io credo che gli insegnamenti della stregoneria siano vivi oggi come lo erano in passato ai tempi di Leland. Egli è diventato uno di loro e così io cerco di diventare uno dei guardiani di questa antica strada. E così va avanti, dopo ci scriviamo, ci rispondiamo, eccetera, finché mia figlia è in grado di tradurre, io riesco a farlo, dopodiché non sarò più in grado di farlo. O dovrò studiare inglese. Sì, vabbè, sì, però insomma, per questo livello ce ne vuole molto di più. Dopodiché ha scritto una Jeanne, un'americana dei New York, che diceva di lavorare alla Corte Suprema, all'ufficio quelli di accordi, no? E questa ragazza qua praticamente ha diritti con la Dea, cioè ha diritti suoi personali con la Dea, e in più pratica meditazione, pratica respirazione, cioè delle tecniche di respirazione, fa corsi a New York, cioè partecipa a gare di corsi su strada a New York, e in più ha del volontariato presso dei centri AIDS. A quel punto cosa le dico? Sei perfetta, cioè quello che fai è perfetto. L'unica cosa che gli ho detto a sta ragazza, l'unica roba che fai è che devi tenere presente che quando tu fai riti alla Dea, la Dea sei tu, cioè la Dea passa attraverso te, cioè esiste solo attraverso te, e non c'è altro da dire. Dopo ha scritto un'altra strega, Cherry Dwin, e Cherry Dwin è una strega gardneriana. Le streghe gardneriane hanno tutta una serie di livelli di segreti che passano attraverso l'energia sessuale e altre ritualità. E anche questa era interessata ai lavori che facevamo, però questa ha scritto una volta sola, dopo non ha più riscritto. E infine ha scritto anche
Autumn Moon, cioè la strega d'autunno, cioè luna d'autunno, sì. Luna d'autunno, cioè, dolcissima sta donna, vediamo un attimo se troviamo la traduzione della lettera della luna d'autunno, no, questa è la seconda che abbiamo fatto, dice, caro Claudio, il mio nome è Luna d'autunno, io sono una praticante strega della tradizione vicana. Io non sono di origine italiana, cioè è come se arrivasse con un dito in bocca e mi dice, sai, io veramente non sono italiana, almeno per quanto ne so, ma ho vissuto in Italia per 4 mesi nel 1982 e parte del mio cuore ha messo radici là. Non ho mai percepito una connessione con un luogo in maniera così forte. L'Italia mi chiama ogni giorno e io non rispondo. Ho incontrato la stregoneria 5 anni fa e da allora mi interesso di queste cose. Il mio problema principale è che qui negli Stati Uniti non ci sono molti modi per me di approfondire la mia conoscenza della tradizione. Io ho i libri di Raven Grimassi sulla stregoneria e mi sono appena unita a un gruppo di studio online, ma la mia educazione sembra fermarsi qui. Puoi fornirmi altri modi di imparare la vecchia religione così che io possa farne parte? Qualsiasi aiuto o consiglio sarà grandemente apprezzato. Grazie per il tuo tempo, benedizioni. Naturalmente io c'è poco da dire a lei, la mando sui siti, la mando a leggersi i pezzi in inglese e il resto, e lei risponde dicendo io sto imparando l'italiano così, dovrò andare, dice, a vedere le tue pagine e provare a ordinare i tuoi libri. Io sto imparando l'italiano così un giorno sarò capace di leggerli. Io capisco la tua difficoltà con la mia lingua come io capisco le difficoltà con la tua, cioè ci capiamo, insomma. Ti sono molto grata per il tuo aiuto e ringrazio tua figlia per avermi dato una mano a proposito. Benedizioni a tutte e due e grazie per mantenere la vecchia religione viva. E questa è un po' di corrispondenza ricevuta dagli Stati Uniti. Adesso vi faccio sentire 2 minuti della Rita, perché da internet non sai mai chi ti scrive dietro, cioè può essere un figlio di puttana, uno che va in cerca di cose strane, sì. L'importante è mantenere sempre lo stesso atteggiamento. Dopo le persone serie, le persone buone vengono fuori. Questa Rita praticamente aveva chiesto inizialmente di tradurgli uno scongiuro alla Dea, uno scongiuro alla Diana. Mia figlia lo ha tradotto subito, era una piccola cosa, e probabilmente è rimasta colpita, non so esattamente per cosa, e poi ci scrive che le vuole mandarci un regalo. Naturalmente noi diciamo di non mandare niente, che non era il caso. Lei insiste ancora dicendo che lei fa musica e voleva mandarsi il suo ultimo CD. E noi abbiamo qui arrivato oggi il CD di Rita di Ghent, vi faccio sentire di Ghent. In anteprima italiana. In anteprima assoluta è un tipo di musica che non fa parte del mio repertorio, cioè non è quella che io amo, però io sono convinto che se sono dei jazzisti che amano il soft, no? Del jazz, sapranno apprezzare questa. Almeno vi faccio 2 minuti esatti di musica, Francesco, d'accordo, della Rita di Ghent. Che canta, eh? The other girls had such pretty hair, delicate features, nice things to wear. She was brought up not having one thing. That's why she clung to the $20 ring. She passed by the pawn shop most every day. Shiny bauble beckoned her, stay. You can afford me, I'm only brass. No one will ever know I'm just $20 worth of glass. Mm-hmm.
saved every time. The rain beckoned her and she stopped every time. It soothed her heart full of suffering. Soon own the $20 ring. Dagli Stati Uniti, dal Canada lo stesso, insomma, che ha mandato questo CD. Il CD è piuttosto bello, veramente. È una prima mondiale. cioè, qua in Italia non... Beh, in... Cioè, per la Radiogramma 5 è l'esclusiva, sì, italiana. L'esclusiva italiana. Dai, in effetti bisogna amarla, quel, sì, tipo di musica, perché è una musica tipo da night, insomma, sì, c'è musica, però è brava, c'è, la voce buona. Sì, anche perché appunto praticamente è un'opera commerciale, di conseguenza, cioè nel senso, non ha delle tendenze, perché ad esempio esistono gruppi che fanno musica, diciamo, che chiamano pagana, che usano più tamburi, timpani e così via, e questa qua è un attimino più, d'altronde è il suo lavoro, cioè, perciò, anzi direi che è piuttosto buona all'interno di quel genere. Beh, insomma, praticamente, vabbè, così, dall'America, insomma, arriva questo, tanto per riuscire a comprendere anche che voglia c'è di conoscenza, di sapere, insomma. Vabbè, noi faremo sforzi, finché sarò supportato da forti spalle, tenteremo anche questa strada, anche se vi assicuro che è lavoro, però, tanto lavoro. Beh, infatti anche seguire il suo discorso internet... Ma anche perché io vedo, ad esempio, la nostra mailing list Paganesimo, qui invito gli ascoltatori interessati a iscriversi, e vedo che da quando è partita, negli ultimi mesi, il numero degli iscritti della mailing list è in continuo aumento, cioè non passa settimana che ci siano dei nuovi iscritti, cioè nel senso, ma poi la cosa che veramente... per me è un attimino, ormai sono decine di iscritti, la cosa che mi lascia così un po' stupito è il fatto che ci siano questi decine di iscritti che sono tutti quanti là pronti ad osservare le cose, e cioè nel senso, c'è quasi una forma di pudore o forse di non abitudine a esporsi, di manifestare le proprie idee, e questo, ti dico, lo trovo abbastanza strano, però cioè, significa che ci sono decine di persone che sono iscritte, che hanno visto, certo, Paganesimo, hanno visto, tenendo conto che l'archivio di tutte le nostre discussioni è pubblico, hanno visto, sono letti e hanno, vedendo il materiale pubblicato, hanno deciso di sottoscrivere, cioè di aderire a questa mailing list. La mailing list, infatti, è stato fatto un annuncio sulla mailing list di compie un anno, però devo dire che come quantità di sottoscrittori la cosa veramente sta andando avanti, cioè non passa settimana che ci sono 2, 3, 4 iscritti, cioè, a settimana. Se avete notato, ci stiamo un pochino facendo tanta aria, ma voi troverete sempre nei pagani e anche negli apprendisti stregoni, anche in stregoneria, il fatto che parlano molto di se stessi. Cioè, perché questo? Perché noi affrontiamo la vita e noi facciamo degli sforzi per affrontare la vita, cioè noi effettivamente ci impegniamo psicologicamente, finanziariamente per affrontare la vita, per cui
ogni risultato che noi abbiamo ci incoraggia, cioè ci fa felice, cioè noi ci abbiamo provato, noi abbiamo tentato di fare questo, ci stiamo riuscendo, per cui noi parliamo volentieri di queste cose perché sono i risultati dei nostri sforzi. Sì, anche perché le cose, cioè, stanno cambiando. Io ad esempio ho scoperto per caso, cioè poi caso non esiste, così Per esempio, che esiste una mailing list specializzata sulle streghe di Triora in Italia, fatta da italiani. Cioè, nel senso che sono poche persone, e poi c'è qualcuno che in Italia, un gruppo, decide di mettere su una mailing list specializzata sulle streghe di Triora. Io mi sono iscritto e mi sono registrato, così vado a vedere. Ma ad esempio, esiste anche una mailing list che si chiama Strega Nera, pessimo nome perché dà un richiamo gotico della strega. Però tieni conto che questa mailing list ha decine e decine di iscritti, beh, il più vecchio sono io, cioè tieni conto che sono ragazzini e ragazzini di 13-14 anni, cioè nel senso che, e anche lì logicamente, sì, lo so. Sì, sì, ma anche negli scout di 12-13 anni. E il problema è che proprio, cioè, si vede è che anche loro subiscono, non vanno a costruire il termine strega, ma accettano quello che è la visione, diciamo, televisiva, filmica, di Hollywood, cristiana, ha dato della strega, cioè proprio strega nera, cioè nel senso, immagini, come dicevo prima, gotica della strega. E loro vanno in questo senso. Di conseguenza, questo proprio significa l'incapacità di dire io cerco un qualcosa e vado a definirlo io cosa sono. No, qualcuno ti offre un'immagine che non è tua. Una merce. Ti conosci, infatti dico, io ho avuto anche così, poi ho evitato di scontrarmi più di tanto proprio con delle persone proprio in questo senso, cioè nel senso che stravedevano per alcuni aspetti della stregoneria che per me, cioè, non sono, cioè da storicamente, da quello che sappiamo, non sono esistiti, sono esistiti perché i cristiani ci hanno ricamato sopra, ma non è che le streghe avessero quegli atteggiamenti. E comunque questo qua dimostra che c'è un forte interesse nel discorso della stregoneria. Infatti, mentre ascoltavamo musica, io andavo appunto, parlavo con Claudio, e dicevo che è uscito, ad esempio, qualcuno lo conoscerà, Speak Up, che è una rivista italiana che parla del mondo inglese, e ha dedicato alla vicchia, alla stregoneria, la copertina, la cassetta e un articolo con l'interno, un articolo sulle streghe e sulla vicchia americana. Questo significa chiaramente che c'è un interesse. Poi una cosa che io vorrei fare, che sotto Claudio mi lascia fare, è ricondurre l'aspetto storico della cosa. Il discorso, lui citava Leland. Charles Goffred Leland è un autore inglese che pubblicò nel 1899, in inglese, un libro che si chiamava Aradia e il Vangelo delle Streghe. E lui era stato parecchio tempo negli Appennini e nella zona della Toscana, e stando alle sue dichiarazioni era entrato in contatto con delle streghe, e una di queste streghe della zona di Firenze gli passò questo testo che era appunto un culto a Diana. E in italiano di Leland sono usciti Aradia e il Vangelo delle Streghe, ed è un libro strano, è uscito per la prima volta in lingua inglese nel 1899. La prima edizione è stata fatta nel 94 a cura di alcuni nostri amici di Claudio Sacchi e Dario Spada del gruppo di Primordia di Milano, che loro si interessano al paganesimo, più di era germanica, però hanno ritenuto giusto portare questo libro in Italia alla conoscenza. Bene, nel 94 esce la prima edizione di Aradia e il Vangelo delle Streghe, e nello stesso anno escono due edizioni in contemporanea dello stesso libro, una fatta dalle edizioni Rebis di Viareggio e una fatta dalle edizioni Il Gatto Nero di Viareggio, anche questa qua. Quest'anno una casa editrice commerciale come la Oschi, che fa testi commerciali, che fa testi per le scuole, ha pubblicato la quarta edizione di Aradia e il Vangelo delle Streghe, che significa che dopo quasi un secolo che questo libro è rimasto sconosciuto, ci troviamo di fronte a un libro che ha quattro edizioni nel giro di 6 anni, e logicamente tutti quanti andranno a parlare dei libri del Papa, sul Papa che vengono venduti, però il fatto stesso che un editore commerciale, dopo che nel 94 escono 3 edizioni di un libro sulle streghe, decide di fare lui un'edizione commerciale, significa che nonostante questo c'è un interesse per questo. No, ma se dall'America vengono a dirmi qual è la tradizione della stregoneria in Italia, se da mettersi le mani i capelli. Sì, no, perché appunto è dovuto che Aradia, il Vangelo delle Streghe di Leland, è considerato una specie di Bibbia per le vite. Cioè, io citavo prima un fatto che è successo a noi come pagani. Quando organizzavamo il primo gruppo pagano, entrammo in contatto con dei gruppi tedeschi e ci dissero che il loro libro preferito era Aradia. A noi chiedemo, scusate, che cos'è Aradia?
Questi quasi rimangono stupiti che noi italiani non conoscevamo Leland e il testo Aradia. Infatti nel mondo inglese Aradia è considerato una pietra miliare, cioè tu sei un pagano perché segui Aradia, e addirittura il termine Aradia è usato come inno magico, come esclamazione magica nei rituali delle streghe. Io che ho conosciuto parecchi pagani americani, cioè loro addirittura nei rituali chiamano Aradia proprio perché era la divinità che Leland diceva queste streghe hanno comunque questo riferimento. E loro presumono che questa corrente di streghe che esisteva nell'Appennino tosco-emiliano esista ancora. E di conseguenza considero l'Italia la culla della stregoneria. E considero che questo movimento di Leland, di cui lui ha portato all'emersione con questo suo testo, esista ancora e sia presente. Che poi esistono a livello popolare, nella zona della Toscana, dei culti ci sono. Pensare che questo sia soltanto l'unica espressione della stregoneria italiana del paganesimo è un attimino, e per me, eccessivo. Di Leland è uscito anche un altro libro che è più sul rituale, a parte che costa parecchio come testo, che si chiama Il tesoro delle streghe. E però basta pensare a una cosa, che questi libri ormai sono molto facili da trovare per chi sa trovarli o vuole trovarli, e esistono ancora persone che se li vanno a leggere in inglese anche in Italia. Cioè, io ho saputo di casi di persone che dicevano purtroppo questo libro c'è solo in inglese, io dicevo guardate che questo libro esiste da molti anni in italiano. E è uscito appunto anche il tesoro delle streghe, che è sempre un excursus più Aradia, sono più preghiere, invocazioni su come ci si deve comportare, o su piccoli rituali, su piccole invocazioni. Sull'aspetto più rituale c'è appunto il tesoro delle streghe. Un altro autore che è sempre legato, che fa molto testo nell'ambito anglosassone, è Gardner. Gardner sono usciti solo due libri in italiano. Uno è merito di un nostro conoscente che fece un'edizione pirata intorno al 95-96, che si chiamava Stregoneria Oggi, tra l'altro. Ed è un testo abbastanza, io lo trovo abbastanza semplice, scorrevole, cioè descrittivo della stregoneria. Gardner è stato famoso perché fu il primo a iniziare il museo della stregoneria sull'isola di Man, nella Canale della Manica, e poi Gardner è abbastanza famoso, diciamo, in un certo ambito perché fu uno dei primi a celebrare pubblicamente il matrimonio pagano della Vicca, tanto per dire. Perciò Gardner ha questa importanza, perché infatti io dicevo prima a Claudio, nell'archivio dell'istituto ci sono alcune fotografie in cui Gardner con la bacchetta magica sta benedendo due coniugi che stanno sposando con un rituale appunto pagano della stregoneria. Questo in che anno più o meno? Ma intorno agli anni 30, 60, 40. Anni 60. Addirittura gli anni 60. Anni 60, sì. Perché Gardner deve essere morto intorno al 50 e qualcosa, insomma. Deve essere morto un anno prima che io nascessi, grosso modo, penso. Deve essere morto nel 56. Che crede nella reincarnazione sarà accontentato. In realtà è una battuta. E di conseguenza ha la sua importanza, solo che purtroppo, come tutti quanti i testi inglesi, hanno più una volontà di dare una visione storica e non una visione radicale del contenuto. Cioè nel senso che anche per me Leland ha questo difetto di dire bisogna, per essere stregoni ti devi costruire la bacchetta magica, devi fare queste invocazioni, e non va molto a sviluppare quello che dovrebbe essere la realizzazione, chiamola, spirituale, interiore, esistenziale delle persone. Cioè nel senso che per loro, forse perché sono più legati all'apparenza, lo stregone è quello che fa alcune cose verso il pubblico e che lasciano dal punto di vista secondario la realizzazione dell'interiore della persona, cioè nel senso la comprensione di se stessi e soprattutto il capire quali sono le cose che spingono una persona. E difatti, secondo noi, credete sempre, nell'ambito della dicca americana soprattutto, c'è la tendenza a utilizzare amuleti, simboli, oggetti, capi di vestiario, cioè nel senso che, tanto per dire, io ho visto fotografie di gruppi americani che avevano la scopa, perché le streghe dicevano vanno con la scopa, e di conseguenza era fondamentale questo. Ma per me, se si parla di paganesimo, di stregoneria, non è fondamentale essere capace di costruirsi la propria scopa per essere delle streghe o essere degli stregoni. E soprattutto una cosa che per me ha condizionato in negativo è tutta la cultura, diciamo, neopagana, non tutta, una buona parte della cultura neopagana americana, è stata il discorso del culto della grande madre, cioè nell'attribuire una volontà maschile di sottomettere le donne, di imporre dei valori maschili, e che all'inizio esistesse un culto della grande madre o della grande dea. Questo è dovuto un attimino forse anche alle forzature di Maria Jean Butas, che ha fatto diversi testi in italiano, tra cui Il linguaggio della dea, in cui calcava un po' la cosa.
per me hanno anche un timino debordato delle sue intenzioni, perché la Maria Jean Butos parlava più di Gillania, cioè di una società in cui l'uomo e la donna vivevano al pari e assieme costruivano qualcosa. Col discorso, sai, delle società anglosassole in cui i principi derivati dal discorso puritano, protestante, in cui le donne sono sempre trattate male, e anche nel cattolicesimo italiano, è facile pensare che questa, che l'unica forma di religione maschile sia quella cristiana, cioè se non hai alternative, se non hai ragione di confronto. Questa è anche la capacità, anche perché tenendo conto appunto che i puritani americani hanno sempre determinato in negativo l'esistenza di tutti, e loro sono andati a ricollocare in un passato, cioè nel senso che molte volte il passato non esiste, ma siamo noi che lo inventiamo, lo creiamo o lo manifestiamo. Sono andati ad attribuire l'esistenza di un culto dell'antica madre in cui le donne erano superiori agli uomini, e di conseguenza bisogna ritornare a questo culto. Difatti so che un'amica un paio di settimane fa mi mostrò un libro di un autore spagnolo che ha autorato di un libro sulla vita sessuale del clero, in cui si fa Dio è nato femmina, proprio c'è quel tentativo di quasi di dare una valenza sessuale alla manifestazione religiosa, che io trovo un attimino esagerata e un attimino scorretta, cioè nel senso che se l'uomo è così è perché il cristianesimo e il monoteismo l'hanno deformato in questo senso, cioè nel senso che se noi prendiamo tutti gli esempi che abbiamo avuto nelle civiltà che non erano cristiane, questi problemi non si ponevano e non sussistevano, cioè nel senso, comunque sussisteva in maniera molto marginale, non era... sì, ma non era un dogma di fede, erano regole della società, regole della condizione, cioè non è che fosse un principio dal punto di vista fideistico. Basta pensare solo al discorso sessuale che fanno i cristiani, cosa che nell'antico questo non esisteva, insomma, cioè nel senso, noi avevamo benissimo l'esistenza delle divinità nell'antico paganesimo che inseguivano le donne perché erano attratti, erano ammagliati e viceversa, cioè nel senso che poi c'era tutto un rapporto particolare con la divinità. I cristiani hanno questo ben diverso. E di conseguenza c'è proprio la necessità di rettificare o di indirizzare giustamente le cose. Difatti il tentativo, quello di dire esiste il culto della grande dea, beh, io do solo una coordinata, so che nel Times nell'86 scrisse un articolo su questo culto e già si calcolava che negli Stati Uniti esistessero 100.000 donne che seguissero il culto della grande dea, si parla appunto degli anni del 1986. Le cose da dopo hanno avuto una forte accelerazione, però questo qua da sempre la dimensione del dire io sono un qualcosa in base a quello che gli altri sono, cioè nel senso, se il cristianesimo ha un concetto che esiste soltanto un Dio padre, che esiste un figlio e che la donna ha solo una funzione di fattrice, di conseguenza devo prendere una divinità che è puramente dunque, femminile. Tutto questo è il problema dell'inizio. Sì. Cioè, questo è il problema della costruzione della religiosità, dell'essere religioso, che esce dall'orrore del cristianesimo, del cattolicesimo, dei musulmani. Cioè, è sempre necessario, quando si esce fuori da una situazione del genere, avere un punto d'aggancio. In questo caso, o il discorso sulla grande dea, o il discorso del paganesimo sessuale, sono dei punti d'aggancio all'interno dei quali viene a fissarsi l'intenzione delle persone per uscire dall'orrore. Perché ricordiamoci che, per esempio, tutto quello che è stata la magia sessuale, in realtà, ha portato alla rivoluzione sessuale degli anni 60-70. Sì. Senza magia sessuale quella rivoluzione non si sarebbe mai stata, e Berlusconi non farebbe i soldi con le tette e con i culi che mette in televisione. Tanto per essere chiaro, dopo magari vanno a imputare a quell'altro che ha fatto il mago per farci la donna, come se il prete non facesse il prete, vabbè, siamo per tutte queste cose, però tutto quello che è stato la magia sessuale in realtà ha portato fuori proprio la liberazione sessuale, pur con tutti i problemi che resta, ormai il cammino è abbastanza iniziato. Così il cammino della dea, cioè il cammino della dea o del culto femminile, serviva per spezzare quello che era l'assolutismo del Dio padrone e costruire dei punti d'appiglio su cui andare a costruire il futuro. È chiaro che il futuro non è questo, sappiamo che il futuro si costruisce un po' alla volta, però queste cose servono per spezzare un'egemonia, cioè per fare delle brecce all'interno di un accerchiamento delle persone, insomma. Cioè,
di queste lettere che ho ricevuto dall'America, probabilmente ne riceverò altre, alcune continueranno a scrivere, altre non continueranno a scrivere, qualcuna magari non scriverà per colpa mia, perché magari non ho usato le due o tre parole giuste, però qualcuna scrive, qualcuna non scrive, però intanto è un'altra breccia che si apre, cioè è un passo ulteriore, sì, sì. Capito? Fabrizia stessa, io ho letto nel suo sito, no? Lei dice, io ho una divinità di riferimento ed era... E fermatevi tutti, so benissimo che Era è una divinità mediterranea, non è una divinità celtica, ma a me mi piace Era. Cioè, capisci, sono tutte brecce, sì. Capisci, che si aprono proprio per il futuro, per la costruzione del futuro. Questo è importante. Dopodiché, anche a me non piace il culto della grande dea in quanto grande dea, perché se la grande dea è Era, Era è l'essere natura che riproduce se stesso, ma per avere la libertà bisogna andare fuori dall'essere natura. Per cui sì, è una grande dea, ma è anche un avversario. È un avversario di vita, perché è un avversario che costruisce la vita, però è anche un avversario. E questo è importante. Se riuscissero a far capire questo, saremmo già ben avanti. Sì, no, ma l'importante è, il discorso è sempre questo. Cioè, nel paganesimo, al di là di queste divinità che uno prende come riferimento, è sempre un aggancio che lo va a portare fuori e lo trascina da qualche parte e deve osservare qualcosa. Di conseguenza, a me, ti dico, cioè, posso dirlo dal punto di vista personale, posso dirlo della mia valutazione di come pagano italiano, però cioè, a me non dà assolutamente fastidio, cioè, nel senso che a me è successo di partecipare in rituali in cui c'erano molti americani che facevano questa dea, l'ho fatto anch'io, cioè, no, a me non crea questo problema, cioè, nel senso che il problema lo crea i cristiani, cioè, il cristianesimo tende sempre a restringerti, a farti perdere la vista sulle cose, sulle percezioni sul mondo, i contatti con la realtà, i contatti con te stesso. Di conseguenza il monoteismo tende sempre a sottrarre, il paganesimo tende sempre ad addizionare, cioè aggiunge sempre qualcosa, perché logicamente, come noi sappiamo dai racconti e dalla mitologia, ogni racconto è un aggancio a un altro racconto, certo. E di conseguenza apre strade infinite, cioè l'importante è che uno cominci a guardarsi intorno. Nel momento in cui comincia a guardarsi intorno, che uno percorre una strada a piedi, la percorre in bicicletta o si vada in Ferrari, l'importante è che la strada la percorra. Adesso facciamo un esempio, no? Queste persone qua che mi hanno scritto, no? Hanno tutte più o meno la visione della strega che vola sulla scopa, più o meno, no? Ecco.